Ciao a tutti! Bacioni enormi dalla vostra amica. Viene da ridere perché so che tanti di voi diranno ancora. Lo so, a tanti di voi magari stancano questi video, ma d'altronde ci dicono se vogliamo collaborare con loro. Colpa mia! Mandano un robottino gratis da provare, da testare, da far vedere e non possiamo dire di no. E allora, niente, questo arriva anche lui da Amazon perché è venduto su Amazon e nel momento adesso che andate a vedere nella pagina trovate anche 40 euro di sconto. E è un Aunus S8 il modello ed è appunto un altro robottino che aspira e lava e ha anche tre funzionalità che potete farlo funzionare con l'app, col telecomando e anche il comando vocale. Queste tre cosine molto importanti che dopo vi faremo anche vedere. Adesso prima di tutto andiamo ad unboxarlo perché sapete che bisogna farlo. Vedete che qua c'è lo scotch, andiamo a chiudere la scatola. Vi abbiamo dato un leggero sguardino così veloce, però sapete che la unboxiamo sempre con voi, perciò è una cosa nuova anche per noi. Sono sempre tutti nuovi anche per noi, li proviamo insieme a voi. Ecco la scatola così tutta sempre ben imballata. Aspettate che tiro fuori tutto. Voilà! Aspettate, metto un altro cartone. Vediamo. Brava, dico le istruzioni. Tutte le istruzioni così, guarda qua che bello. Così. Qua poi vabbè, c'è sempre il suo libricino che ci saranno anche in italiano, di sicuro. Le istruzioni qua c'è dentro un'altra cosa. Andiamo un attimino a vedere che cos'è, perché oltre al libricino c'è un'altra cosa. Il libricino non sto qua a farvelo vedere perché comunque è un sì, sono delle fascette. Guarda che sbuca. E qua c'è su anche il disegno. Andiamo a vedere per cosa serviranno anche quelle. Qua c'è il mop perché come vi ho detto, oltre ad aspirare lava anche. E poi qui c'è la spinettina per collegarlo, per caricarlo. Poi qua abbiamo le batterie, come vi ho detto prima, perché una delle sue funzionalità anche col telecomando, il telecomando, poi andremo ad inserirle, il filtro di scorta e qui abbiamo la sua cuccia, la sua postazione dove va caricato. La base di ricarica. La base, dopo andiamo a metterla là al solito posto. Adesso vi faccio vedere tutto. Ah, qua c'è la banda, quella per non farlo andare dove non volete zone che vada. Zone vietate, per dire, non volete andare lì, lo mettete alla porta, lui non passa. Dopo faremo vedere. Ecco, altra, due ce ne sono. Sono pesantissime e calamitate. Beh, calamite sono. E poi c'è lui. Andiamo a toglierlo. Qua abbiamo il mop, quello era di scorta. Che dopo andremo ad attaccare sotto e qui ci sono le quattro spazzoline, due rosse e due verdi. Andiamo a vedere, andiamo ad aprirlo. Eccolo qua, lui, questo bel rotellone sotto. Ah, due di scorta sono. Ah, ok, sì, ho visto adesso, vedete qua c'è il verde, qui c'è il rosso. Perciò qui andiamo ad attaccare quella col rosso e qui andiamo ad attaccare quella col verde. Attaccate. E queste vi rimangono di scorta, ok? Qui c'è sempre la spazzolina, quella centrale, con tanto di gomma siliconica qua e spazzolina, le ruotellone caro armato qui. E poi qua c'è la protezione, come sempre, che andiamo a togliere per appunto le far scorrere dopo. E questo è lui. E che carino. Qua si apre così e qua troviamo... Okay, la spazzolina solita col taglierino per togliere peli e capelli dalla spazzola sotto. Qua abbiamo il contenitore con il filtro, che poi abbiamo anche quello di scorta, dove si va a svuotare lo sporco. Ok, abbiamo collegato il robottino. Dopo abbiamo installato l'app sul telefono. Si chiama Tuya Smart, che è questa. Una volta avviata, ecco, vi dico una cosa, così non perdete neanche tempo. Sulle istruzioni dell'app si dice che bisogna premere il tasto reset per 5 secondi per fare l'abbinamento del wifi. Vi dico già che non è vero. Per abbinare il wifi, vabbè, aggiungete il dispositivo, un robot wifi dentro nell'app, e per attivare il wifi, per fare l'abbinamento, basta schiacciare i due tasti. Tenete schiacciato finché non si mette a lampeggiare il tastino del wifi e in automatico dopo vi verrà rilevato. Ovviamente da nessuna parte ve lo dicono, però ve lo dico io perché ci sei arrivato da solo. Per forza. Per forza. Vabbè, facciamo partire da app e parte, vediamo come si comporta. Noi in terra, vi faccio vedere, abbiamo già impostato la banda magnetica per limitare l'accesso in quella stanza, insomma. Quindi a regola lui, una volta che arriva lì, deve tornare indietro a rimbalzare. Vedremo.
vi dico già che comunque questo robottino ha una fascia di prezzo economica, sia chiaro che è una fascia di prezzo economico per come funziona. È giusto dirlo. Il rumore non è eccessivo, no, no. I rumori comunque sono sempre più o meno lì. Adesso buttiamo in terra qualcosa, sporchiamo un po'. Magari quando arriva di qua così sporco anche il tappeto, così facciamo vedere anche che va sul tappeto. Arriverà adesso. Abbiamo sporcato. La mappatura e dovrebbe arrivare. Vediamo. Vediamo. Ho messo giù un po' di farina gialla, è quella della polenta. Okay. Allora. Aspirato. Aspirato, aspirato. Adesso lui fa tutta la stanza, perché sì. Il giro è quello, la stanza è questa. Io non ho trovato la lingua italiana al momento nell'applicazione, dopo non so se la metteranno, aggiornamenti firmware non ne vedo nuovi, quindi presumo che per il momento o c'è il tedesco o c'è l'inglese. Ma è che è molto intuitivo. Vediamo che sale sul tappetino e voilà, bene, però anche molto rapidamente. E dopo sì, qualcosa aspirato. Dopo dovrà rifare sì, il giro. Sul pavimento ha aspirato qua, bene. Qua no, perché è rimasto bloccato dal tappeto, però sì, se torna indietro a regola con le spazzoline dovrebbe. Vediamo. Va già meglio. Deve passarci un'altra volta. Sì, non è molto indicato per aspirare sui tappeti, punto. No. La verità è quella. Per terra sì, perché guardate qua. Qua sul, non c'è sul niente. Pavimento ha aspirato benissimo. Qua posso dirlo sincera, ha aspirato benissimo. Sul tappeto così è rimasto ancora. Sì. Vabbè che non sono tanto indicati per aspirare i tappeti. No, tu non lasci andare sul tuo pavimento. Sul pavimento. Andare, certo. Però abbiamo visto che almeno in terra aspira. Aspetta. Sì, mettici giù davanti. Voglio mettercelo qua per vedere quando passa un'altra volta. Non ci aspira. Guarda, ti corro dietro col tappeto. No, mentre a terra aspira. Sale benissimo anche sul tappetino così, sì. Per quello sì. Sì, sì. Non si può dire niente. Però vabbè, abbiamo visto che comunque sul tappeto è un po'. Ti lascio giù. È abbastanza farina. Limitato. Sì. Anche lì abbiamo messo la banda magnetica. Anche qua, così almeno non passa in anticamera. Allora io direi stoppare un attimo e vi facciamo vedere come funziona col telecomando. Sì. Ok, prendi il telecomando, fanno andare avanti te. Così vi facciamo vedere quando arriva là come si comporta. Allora, questo è il telecomandino. Vedete bene qua per farlo tornare a cuccia. E adesso dovrei, penso, azionare questo. No, play in mezzo. Ah, scusami, certo. Ok, e fanno andare avanti. Ok, vai, vediamo. Oh, ok, quindi evita quello. Quindi evita, ok, qua ci siamo. Ok. Come altezza lì sotto, vediamo se esce o rimane. O rimane bloccato. Bloccato. Qualcosa aspirato lì, Sì. In abbondanza. Mi sa che c'era bisogno anche di aspirare. Qualcosa in abbondanza. Dopo facciamo vedere il serbatoio. Al serbatoio dello sporco ha la capienza di 450 ml, invece quello dell'acqua che vi faremo vedere dopo di 250 ml. Adesso vediamo se torna di qui, così mi finisce di aspirare la farina qua, vediamo. Sì, telecomandalo tu, zia. Divertiti, fai finta che è una macchina telecomandata. Vediamo. Vai. Quindi controllo app,
controllo telecomando e controllo vocale. Ho cattivato su un pezzo di carta che c'è. Ah, ecco, c'era la carta là. C'era la carta là. Ok. Adesso l'ho fatto. È sbagliato. La freccina, l'ho fatto andare lì. Voglio tornare lì. Adesso voglio che venga di qua. Dopo va bene, l'app comunque da guardare. Sì, con le solite cose. Funzione map, mappa. Vediamo che un po'. Ok, questa è la mappa, niente di che, semplice. Ecco, adesso vediamo il dritto di qui che voglio fargli tirare su tutto il resto della farina. Sì, allora, aspirare, aspira. Sì. Bidone, vieni qua. Sentite che ha cambiato ho impostato la modalità strong, quindi dovrebbe essere un po' più potente e magari sul tappeto bisognava dargli un po' più potenza. Comunque all'interno dell'app Water Control potete sicuramente impostare la quantità di acqua che viene rilasciata. Adesione, vabbè, si intende, tradotto così alla buona, proprio sarà la potenza di aspirazione, perché come ho impostato strong, adesso schiacciami lì, modalità normale, fai confirm. Ok, se avete sentito, è andato in modalità di aspirazione normale. E farlo tornare a cuccia, okay, tramite il telecomandino, schiacciamo, si imposti home, la casetta. Vediamo il comportamento, che è bello lontano, per tornarci. Vediamo se si bugga o... Vediamo, sì, perché lui è là e la cuccia è di lì. Perciò adesso vediamo. Guarda che arriva. Sta andando abbastanza... Ecco. Arriva di sicuro, è già qua. Ok, dai, il ritorno è stato abbastanza efficiente. Ci siamo. Ho visto di peggio. Come ritorni... sotto sì. Carica, ho visto di peggio, vabbè, quindi dai, l'aspirazione dai è discreta, mi sembra che comunque sì, dai, aspira, abbiamo visto aspirare, aspira su bene. Non è magari molto indicato ovviamente per aspirare i tappeti, vabbè, quello è così, non si può pretendere, però che comunque le sue funzioni, cioè evitare la sua banda magnetica, tornare nella cuccia, cioè vedi che comunque le cose le fa. Che adesso ha trovato piano piano, sta tornando. Ok, adesso è tanto sotto carica. Stavamo giusto provando un attimino l'assistente vocale, perché abbiamo detto prima che nelle tre opzioni c'è anche quello telecomando, l'app e quello vocale. Adesso vediamo. Dai Nika, prova. Proviamo. Start cleaning. No, vuole la mia voce. Start cleaning. Vedete? Ma perché il telefono riconosce la mia voce? Lo so, il tuo telefono per quello. Stavo per dire, perché la voce del mio marito è bella. Allora. Ubbidisce anche quello, è comodo. È sempre una cosa in più. Vabbè, adesso stoppiamo, vediamo. Stop cleaning. Ok. Abbiamo visto che comunque funziona anche con questa. Allora, adesso vi faccio vedere che tolgo il contenitore qua dello sporco. Vedete? Usti, dai. Dai. Aspirato. Adesso vado a svuotarlo e poi nel frattempo vi faccio vedere che il contenitore per l'acqua è qua, che dopo andrò a riempirlo e vi faccio vedere appunto dopo che attacchiamo il mop e lo facciamo andare col mop. Ecco qua il contenitore, qua serbatoio dell'acqua, vedete che abbiamo messo l'acqua così, poi il mop, prendete appunto questo e andate semplicemente a agganciare qua così e adesso andate a metterlo da dove avete tolto prima il vostro qua serbatoio.
semplicemente. Quindi adesso... ecco, vedete qua si vede il mop sotto, okay. E lui adesso dovrebbe rilevarlo. Start cleaning. E adesso andiamo a vedere che ci fa il lavaggio. Si vede già che sta lasciando un pochino, ma sì. Allora, sì. Sì, dai. Un attimo di tempo, perché comunque il mop era asciuttissimo. Sì, ma l'ha già bagnato. Però l'ha già... Si vede già che comunque sta lasciando il bagnato. Adesso si vede ancora di più. Perfetto, guarda là. Si vede che sta pulendo. Anche qua si vede che lascia tutta la strisciata. C'è di comodo che fa tutto lui. Adesso di qua si vede di più. Forse devi metterti qua, magari. Sì, dai. Sì. Adesso arriva. Ah, guarda qui. Sì, ma si vede. Sì, si vede. Le strisciatine di bagnato. Poi certo voi non dovete, noi adesso siamo qua che ci guardiamo e tutto, ma quando l'ho lasciato andare per i cavoli suoi, poi mi fa. Allora adesso imposto nell'app. Al massimo l'acqua. Vediamo. Dato che ci sono le varie opzioni. Ok, ho confermato. Vediamo. Okay. Adesso comunque sta aspirando e sta lavando insieme perché... Sì, perché come vedete le spazzoline davanti, con le setoline, vedete che stanno comunque sempre andando perché lui aspira su anche lo sporco. Sì, quindi... Okay. Vabbè, comunque... Adesso... Se non avete grandi pretese, dai. Ma sì, costa... Il suo dovere comunque lo fa, lo pagate un pochino meno di 200 euro col codice sconto che trovate nella pagina Amazon. Di Amazon, che per il momento è di 40 euro. Poi sapete che comunque dovete sempre andare a vedere che le cose variano magari, ecco. Tutto lì, comunque trovate tutto sotto l'info box. Sì, dai. Sì, l'indispensabile che deve fare lo fa. Il lavaggio, l'aspirazione, abbiamo visto che comunque lo fa. Di qua ha lasciato molto di più, vede che si è inzuppato un po' di più e ha rimesso appunto di più acqua. Stop cleaning! Lo mandiamo a cuccia, a cuccia. E poi dai. Sì. Abbiamo fatto vedere l'essenziale. Sì, ah, vi ho detto, la batteria dura all'incirca un 120 minuti. E il tempo di ricarica per averlo bello completo da zero, comunque 4-5 ore. Ecco, questo non dovrebbe essere. Dai, tutto sommato, secondo me è accettabile. Ma sì, te lo è se accettabile. Non si hanno grandi pretese, fa il giusto, fa quello che deve fare. Poi, ovviamente, non va attrezzato qua come facciamo noi in mezz'ora. Sì. Bisogna prenderlo e farlo funzionare una settimana. E fargli fare tutta la casa e vedere. Provate un po' di più. Esatto. Noi adesso vi diciamo comunque al primo impatto. Al primo impatto a pelle, così proprio la prima considerazione che vi diamo. Poi vi ripeto, in commercio ce ne sono tanti. Dopo sta a voi, anche allora, le vostre esigenze e tutto quello. Io sono sincero, pensavo peggio. Sì. Perché ero molto titubante. La sua striscia. Sì, ero molto titubante su questo prodotto. Boh, testarlo no. Però, però alla fine abbiamo visto che risponde ai comandi, risponde a tutto e aspirazione e lavaggio comunque lo fa. Sì. Se non avete esigenze, chissà che cosa è, può andare bene. Pensavo peggio, piace, pensavo peggio. Ce ne sono peggio che costano di più. Sì, se adesso esatto, non è il momento sì, di spendere soldi, questo può andare bene. Sì, dai. Diciamola così, ragazzi, cioè ragazzi e ragazze che ci seguite. L'unica pecca che io non ho trovato l'italiano nelle impostazioni... Ci vorrebbe magari anche un aggiornamento del firmware, magari per migliorare un pochino. Con quelle cose qua introdurre bisogna lavorarci un po' quello di più quello aspetta al momento all'azienda dopo. No, dico anche per dire all'inizio quando le apriamo in posti qua, in posti di là, porta quello lo devono fare tutti. Ah, poi da certo. Si deve vedere. Allora le istruzioni sono minime, ve lo dico già. Più che altro per quanto riguarda il wifi,
Non c'è, cioè non c'è notizia da come fare. No, ci sei arrivato da Comunque, solo, lo discorso per veniva detto prima. forza, sì. E dato che vi abbiamo fatto vedere lo sporco del serbatoio, quello dello sporco sporco, vi facciamo vedere anche quello dell'acqua. Lo togliamo prima di tutto. Oh, aspettate che è gocciolato un pochino. Qua il mop è Vabbè, sì, leggermente è sporchino, sporchettino. sì. È E vabbè, l'acqua è sceso, basta. è scesa, perché comunque era un pochino su di più. E basta. Ha pulito, insomma. Ha pulito. Detto, aspirazione e pulizia del bagnato lo fa. Basta. Però, dai, quello che deve fare, aspirare e pulire, lo fa Si adesso. sa quello Poi che si si spende. sa quello che si spende, se non avete che le Va pretese, ecco, di bene, averne sì. uno che costa 500, 600, 700 euro, che Ovviamente sicuramente andrà meglio, siamo per su un altro carità, siamo pianeta, sinceri. però va bene, dai. Però se non avete un momento, spendere tanti soldi, dovete fare magari un pensierino, giusto? Un pensierino, Sì, che per possono sempre per Natale, va Natale, bene. non dovete spendere tanto, può anche andare bene, Va cioè bene, lo aspirare, sconto, lavare lo fa, ci ecco. sta lo sconto adesso di 40 euro, ti invoglia a comprarlo un po' Un meglio, pochino diciamo. meglio. Si prova, delle esigenze, se avete chissà che cosa, questo dai non è male, se dovete fare un regalo che non ha, insomma, al giorno d'oggi soldi da spendere, ne abbiamo tutti pochi, però va bene così. Dai, niente, link sotto, come al solito, ve lo lasciamo sotto in info box, andate a vedere e niente, noi siamo qui. Al prossimo video vi aspettiamo, ciao!